Gemma Galgani è una delle dame del trono over più amate di uomini e donne, eppure la sfortuna in amore è il suo segno particolare. Ecco cosa è successo poche ore fa. Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, trasmissione di Canale 5 che va in onda da lunedì al venerdì alle ore 14.45. Nelle ultime settimane la dama del trono over ha fatto molto parlare di sé per il suo riavvicinamento al cavaliere Rocco e l'addio a Paolo. Dopo un breve periodo di frequentazione, Gemma ha deciso di non uscire più con Paolo perché non è pronta ad intraprendere una nuova storia d'amore. Poco fa, la dama di Torino ha fatto sapere ai suoi fan che passerà Natale da sola. Il motivo? Sembra che passerà queste vacanze da sola, anche se questa scelta non è dipesa da lei. Gemma Galgani passerà il Natale da sola. La dama di Torino ha pubblicato un post su Instagram in cui informa i suoi numerosi fan che passerà il Natale lontana da Rocco Fredella e la sua amata famiglia. La fidanzata del cavaliere Rocco ha spiegato che quest'anno passerà questa festa lontana dalle persone che ama. Per il lavoro che ho scelto e il mio spiccato senso del dovere, non ho più avuto la possibilità di condividere questa giornata speciale in famiglia, tranne quello che è stato l'ultimo della mia mamma. Molto probabilmente la dama di Torino rivedrà Rocco direttamente negli studi di Uomini e Donne. Il suo desiderio al magazine di Uomini e Donne. In una recente intervista al magazine del dating show di Canale 5, Gemma Galgani ha confessato che il suo desiderio era quello di passare questo speciale giorno con le persone che amava di più. La dama del trono over non potrà esaudire questo suo piccolo desiderio in quanto è impegnata al teatro con il suo team. Il programma di Maria De Filippi andrà in onda regolarmente a partire dal gennaio 2019.